Ma allora non hai capito niente. Adesso si sparge la voce che Marlon Brando è a casa nostra e tutte le ragazze vengono a cercarlo. Va bene, ma Marlon Brando non c'è. Ma ci siamo noi. Eh sì, figurati cosa ci fanno con noi. Ma da cosa nasce cosa? Ma come da cosa nasce cosa? Riccardo, tu mi fai paura. Con la mia intelligenza? No, con la tua idiozia. Senti, Lucio, è tutto calcolato. Le ragazze arrivano, tac, 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 scatta la trappola, ciao! Pronto, pronto, signorina. Mi dia il numero del commissariato di Sant'Erasmo. Si tratta di vita o di morte. Prego, prego, prego. Qualche cosa, un cognacchino, un bicchierino, qualche cosa, quello che volete. Grazie. Io non riesco proprio a capire come si sia sparsa in giro questa notizia. E capirai, una personalità come Marlon Brando, immediatamente la voce si sparge, logico. Ma allora è proprio vero che Marlon Brando è qua? Sì, sì, verissimo, ma è in incognito, anzi doveva essere un segreto. Hello, Marlon? E piantala con sto Marlon. Ah, stanco, è molto stanco Marlon. Sì, stanco da aspettare, quindi ragazza non se ne è vista neanche un... Un vettigiativo inglese che è meglio non tradurre in italiano. Comunque scenderà tra poco, ha detto di aver pazienza ad aspettarlo ancora un po', eh? Sì, 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 signorina, lei rimanga qui, c'è Marlon Brando che vuole vederla. A me? Sì, sì, ha detto proprio quella pupa con i capelli alla Geppetto. E come mi conosce? Biondina, vieni qua, svelta, corre, fai presto. Ma lei chi è? Io? Sono una che vi mette a posto. Non ho paura di te e nemmeno di John Pistola. E chi è Joe Pistola? Quel figuro che si è chiuso nella camera accanto. Ma no, ma c'è un equivoco. Quello è Marlon Brando, il famoso attore americano. Le do la mia parola d'onore. La parola d'onore ad un negriero. Ma che negriero? Io sono un impiegato di banca. Togliti da mezzo, giovanotto. No. È un trafficante di ragazze. Sì, guarda, mi chiave. Basta, vi dirò tutta la verità. Non volevamo farvi del male. E allora perché ci avete detto che c'era Marlon Brando? Beh, è stato uno scherzo, uno stratagemma per attirarvi qui con noi. Il mio amico e io volevamo solo un po' divertirci con voi.